A Cagliari per Cagliari Spal, Diego Carmignani. Buon pomeriggio anche da parte di Renato Cocco, che ringraziamo per la sua assistenza tecnica. A differenza degli altri campi è una assolata giornata estiva qui alla Sardegna Arena. Due settimane fa Cagliari e Spal si regalavano punti preziosi in classifica per affrontare con serenità la sosta, tornano con certezze e uomini in più. I rossoblù capaci di fermare la Roma all'Olimpico nella partita delle polemiche, sono in serie utile da 5 turni imbattuti in trasferta, mentre in casa si conta appena una vittoria, conquistati solo 4 punti su 12 disponibili, quelli mancanti in sostanza per proiettarsi in zona Europa. La distanza è di una sola lunghezza. La squadra ferrarese ha vinto il derby col Parma e cerca continuità, soprattutto cerca punti salvezza fuori casa, dove ha sempre perso e mai segnato. Per entrambi gli allenatori Marane e Semplici, quella di oggi è sicuramente un test per misurare le ambizioni e migliorare le statistiche. Le squadre: Cagliari di Marane, che recupera João Pedro, Clava, Pisacane e Faragol, debutto stagionale fuori Nandez, appena tornato dagli impegni con la nazionale uruguaiana. Pertanto 4-3-1-2 rossoblu con Olsen tra i pali, Faragò, Pisacane, Cepitelli e Pellegrini in difesa, Nainggolan, Cigarini e Rogge in mediana, Castro sulla tre quarti alle spalle di João Pedro e Simeone. Cursori esterni, grana cronica ormai per la Spal, ancora senza Di Francesco e con Strefezza squalificato. La buona notizia è il recupero di Vicari al centro della difesa. 3-5-2 di Semplici con Berisha tra i pali, Tomovic, Vicari e Igor in difesa, Sala, Missiroli, Kurtic, Valdifiori, Rezza a centrocampo, Petagna, Floccari di punta, Daniele Chiffi di Padova l'arbitro di questa gara. Voi, ma un avversario scomodo come il Pisa, che ha Nainggolan, grandissimo gol di Nainggolan, nono di gioco alla Sardegna Arena. Cagliari in vantaggio, botta da fuori sotto l'incrocio, immobile Berisha, cambia risultato, Cagliari 1 Spal 0 al nono. Nainggolan, Temeini. Grazie a Diego Carmignani. Si è sbloccato il risultato, Cagliari 1 Spal 0, botta da fuori impressionante da parte di Nainggolan, che ha sbloccato l'inerzia di una partita molto combattuta. C'è stato un calcio di punizione battuto per una palla spedita a centroarea, serva il di Chievo, uomini. Scusami Carmignani, il Chievo in vantaggio al 14esimo, Meggiorini, Chievo 1 Ascoli 0, a te. Grazie Zennaro, dicevamo di un grappolo di uomini a centroarea, palla ribattuta fuori da all'area di rigore da distanza ragguardevole, Nainggolan ha preso la mira, palla spedita sotto l'incrocio dei pali, come detto Berisha è rimasto impietrito da questo che è il primo gol di Nainggolan nella sua seconda vita in rossoblu. Cagliari 16 sul cronometro anche alla Sardegna Arena, 1-0 tra Cagliari e Spal, portieri impegnati in questi ultimi minuti. Prima Berisha ha detto di no a un tiro a distanza da parte di Marco Rogge, ma poco fa ha avuto il pallone del pareggio sul proprio piede destro. Petagna ha detto no, in questo caso Olsen, gioco che però era fermo per un fuorigioco in cui si trova Floccari, che ha proprio appoggiato al numero 37 Spallino. Si è fatto vedere Simeone, una palla soffiata da João Pedro, palla verso il numero 99 del Cagliari, che all'inizio dell'area ha preso, non è riuscito a far prendere alla palla il giro giusto, è uscito da un paio di metri il destro con la porta di Berisha quasi spalancata. Dall'altra parte ha avuto una buona possibilità Floccari sul calcio d'angolo in solitudine, è saltato nell'area piccola, tiro morbido di testa, deviazione centrale comodamente afferrata da Olsen, altro angolo per la spalla, centro area, Olsen stavolta ha dovuto fare un mezzo miracolo su Kurtic, elevazione, palla schiacciata a terra sulla linea di porta e Olsen ha smanacciato, poi palla che è stata spedita nuovamente in angolo, altro corner a favore della Spal alla mezz'ora, Cagliari 1 Spal 0 Udine. Quarto del secondo tempo, Cagliari 1 Spal 0, Cagliari che sta facendo la partita in questa ripresa, già tre opportunità dalle parti di Berisha, due su calcio da fermo, anticipato di pochissimo Faragò, colpo di testa, attenzione, slalom ora in area di Nandez, palla centro area, arriva Berisha, anticipa sia Simeone che João Pedro, altro assalto rossoblu, è iniziato bene il secondo tempo dei padroni di casa, ci aveva provato subito Nainggolan da fuori, alto di non molto, e poi un altro angolo che ha visto Rog centrare il pallone ma non inquadrare la porta, poi è intervenuto ancora una volta Berisha a sistemare le cose. Il Cagliari con un'offensiva da sinistra di Pellegrini, che ha messo in mezzo un pallone, ha tagliato tutta l'area di gol, è stato vicinissimo al raddoppio, in ritardo di pochissimo Simeoni su questo pallone. Pisa 1 Crotone 0 e la linea scusa Meini, raddoppio del Cagliari al 22esimo, Faragò, Cagliari 2 Spal 0, cambiato nuovamente il risultato alla Sardegna Arena, ribadiamo il marcatore è stato Paolo Faragò, a te.
A te, Diego Carmignani. Grazie, grazie Saramini. Il 24esimo Sardegna Arena, Cagliari 2, Spal 0. Al 22esimo il raddoppio del Cagliari è arrivato a siglarlo Faragò, un'azione insistita e caparbia per cercare di strappare il pallone all'ultimo uomo della Spal, è stato aggredito insistendo, la squadra rossoblu ha ottenuto un rimpallo favorevole che ha lanciato praticamente a tu per tu con Beriscia il numero 24 Faragò, che tornava dopo 5 mesi d'assenza, è andata a festeggiare quasi commosso per questa realizzazione. La linea alla Sardegna Arena. 29esimo, Cagliari 2, Spal 0, ci prova Rog, deviata la palla, ma c'è Beriscia che fa buona guardia, angolo Cagliari che sta conducendo questa gara in porto. Spal anche imbambolata, sterile nel secondo tempo, non si è vista, eppure la squadra dei semplici doveva suonare la riscossa, cosa che non è accaduta, anzi un Cagliari non ha mai smesso di correre anche grazie a giocatori come Nainggolan, che ha lasciato il campo poco fa, una prolungata standing ovation, visto che lasciato il campo dalla parte opposta rispetto a quella dove stava entrando il compagno di squadra, vale a dire Ionita, per la sostituzione, e si è fatta tutto il campo, angolo ancora, nuovo salvataggio per la Spal, altra ribattuta e Beriscia si impossessa del pallone, una Spal che deve scuotersi per tentare, quando manca un quarto d'ora in sostanza alla fine, un aggancio, anche se ha fatto veramente pochissimo anche e soprattutto in questa ripresa. 30esimo del secondo tempo, Cagliari 2 Spal 0 Udine. Il tentativo sul settore sinistro dove giostrano bene per lo meno. Scusa Scaramuzzino, è finita la Sardegna Arena, il Cagliari ha battuto la Spal per 2-0. A te. Grazie Diego. Continua invece a volare il Cagliari che supera la Spal. Diego Carmignani. Cagliari supera 2-0 la Spal, ma supera anche la Roma e la Lazio, la quinta forza del campionato a 14 punti, a 2 dal Napoli. In sostanza Cagliari che con merito ha vinto la seconda gara qui al Sardegna Arena, sesto risultato utile consecutivo, non è più un caso la squadra rossoblu, un gol per tempo, prima Nainggolan botta da fuori al nono dei primi 45 minuti e nella ripresa gol insistito e sorriso ritrovato per Faragò. Dunque Cagliari che vola alto, Spal in estrema difficoltà, 6 sconfitte su 8 gare, tutte perse le gare in trasferta, mai segnato fuori casa, insomma difficoltà estreme per la squadra di semplici che dovrà fare i conti in sostanza con questo rollino di marcia negativo che la porta ancora in zona retrocessione. È tutto dalla Sardegna Arena, Cagliari ha battuto la Spal per 2-0. Studio.